Ciao a tutti i ragazzi, sono Carlo e benvenuti in questo video. Raga, torna anche il mercato che farei e tocca alla Roma. Allora, la Roma come modulo ho scelto il 4-3-2-1. L'obiettivo è quello della qualificazione in Champions, l'allenatore Didier. Come budget sono partito da 30 milioni perché comunque la Roma quest'anno non avrà la UEFA, ci ha dato il permesso di spendere. Il monte ingaggio è di 69 milioni. Cercheremo di abbassarlo. Partiamo subito dalla porta, abbiamo Svilar, Mastrantonio e Boer. Aspetta. A differenza di altri mercati che farei, che c'erano anche giocatori di scadenza, da oggi in poi non ci saranno più perché prima, cioè, quegli altri li avevo fatti a giugno. Così qua invece ho iniziato dopo che dal 1° luglio in poi, per cui qua ci saranno giocatori anche che già se ne sono andati, eccetera. Svilar, Mastrantonio che torna al prestito e Boer. Io sinceramente, raga, in porta non tocco nulla. Svilar titolare, Mastrantonio sì, è giovane, però cioè, l'ho visto anche nell'under 18-19 dell'Italia, un buon portiere, quindi come secondo lascio il giovane e Boer come terzo. In difesa abbiamo Nica, Mancini, Kumbulla che torna e Smalling. Allora, Kumbulla a 5 milioni, lo prendo in un pacchetto e lo saluto. Io vado a risparmiare dal monte ingaggi 1 milione e 8. Smalling 3 milioni, lo prendo in un pacchetto, lo saluto. E risparmio 3 milioni e mezzo. Vado a prendermi a parametro 0 Hummels, gli offro 3 milioni. Penso che per 3 milioni ti ci viene un mezzale alla Roma. Rugani, cioè spendo 3 milioni e mezzo, vado dalla Juve, prendo Rugani e gli offro 1 milione e 4. 1 milione e 4 te ci viene, sicuro. A sinistra abbiamo Angelino e Zaleski. Zaleski 12 milioni, lo prendo in un pacchetto, lo saluto e vado a risparmiare 300.000 euro, per cui no, non è vero. Sì, 300.000 euro. Vado a Manchester City. City, offro 10 milioni, mi porto a casa Sergio Gomez e gli offro 2 milioni. A un altro difensore centrale alla fine ho preso, così da avercene 5. Un altro parametro 0, sempre vecchio, Sergio Ramos a parametro 0 e gli offro 2 milioni, per 2 milioni ti ci viene. A destra abbiamo Selic e Karsdorp. Karsdorp 5 milioni, lo prendo in un pacchetto, lo saluto e gli offro 2 milioni e risparmio 2 milioni e 2. Vado al Torino, offro 15 milioni e mi porto a casa Raul Bellanova offrendogli 1 milione e mezzo. 1 milione e mezzo te ci viene. Genova abbiamo Cristante, Paredes, Darbo, Bove, Awar, Pisili, Pagano. Allora, Pisili lo presto, Pagano lo presto, ah, e Lafè. Darbo lo presto. Cioè, con Darbol che l'ho preso risparmio 400.000 euro, con Pisili 100.000 euro e con Pagano 100.000 euro. Poi prendo Awar 10 milioni, lo prendo in un pacchetto, lo saluto e risparmio 2 milioni e 8. Sì, nella realtà sì, è 12 milioni più bonus, quindi per un totale di 15, però io avevo messo 10 per non esagerare e risparmio 2 milioni e 8. Vado al PSG, visto che Roma e PSG sono buoni rapporti sul mercato, offro 20 milioni, a questo giocatore gli offro 2 milioni di euro l'anno, ti ci viene, ovvero Carlos Soler per 20 milioni. Poi qua ho fatto la mossa perché mi erano avanzati 46 milioni, perché c'è tra le cessioni, eccetera, arrivavamo a 95 milioni e per convincere l'Inter offro 46 milioni. Mi porto a casa Davide Frattesi, un ritorno, penso che all'Inter non gioca, e gli offro 3 milioni di euro l'anno. Te ci viene. Andiamo sulla tre quarti, dove abbiamo Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy, Cherubini che ha rinnovato, Saul Balken, Dybala e João Costa. Fino all'ultimo sono stato indeciso se prestare Cherubini o no, e alla fine me lo tengo. Prendo Saul Balken, 3 milioni, lo prendo in pacchetto e lo saluto. E risparmio 700.000 euro. Questa cosa è dolorosa da fare, però non voglio giocatori sempre rotti, per cui prendo Dybala 20 milioni, lo prendo in pacchetto e lo saluto e vado a risparmiare 6 milioni di euro l'anno.
Quindi sarà tre quarti e avremo Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy, Cherubini e João Costa. Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy, Cherubini e João Costa. Calcolando che sarà tre quarti, quando ci può giocare anche Frattesi, per cui. In avanti, Abram Shomurodov, Abram me lo tengo. Shomurodov, voglio dare un'altra possibilità ad Abram, senza spendere soldi per un altro attaccante. Perché comunque il primo anno si è fatto il fenomeno, il secondo anno così così, il terzo anno si è detto sempre rotto, magari con De Rossi può ritornare l'Abram del primo anno, per cui me lo tengo. Shomurodov lo prendo, 7 milioni lo prendo in un pacchetto, lo saluto, vado a risparmiare 1,5 milioni. Facendo così ci rimangono 500.000 euro, serve l'attaccante di riserva, è vecchio ma farei fare il ritorno in Italia, a un ex Palermo, Napoli, PSG, e poi Valencia e Manchester United. Ora gioca al Boca Junior, 500.000 euro al Boca perché è in scadenza a dicembre. Mi porto a casa Edison Cavani offrendogli 1,5 milioni. E niente raga, andiamo a vedere la formazione. Svilar in porta con Boir Mastro Antonio pronti a subentrare. A sinistra Angelino, a destra Bellanova. Sergio Gomez e Selic pronti a subentrare. Centrali Mancini Hummels con Ndicka, Rugani e Ramos. O Ramos titolare, buon uso, fate voi. A centrocampo Cristante, Paredes, Frattesi con Lafe, Bove e Carlos Soler pronti a subentrare. Sono altri quarti, Pellegrini, Baldanzi con Cherubini, João Costa e El Shaarawy pronti a subentrare. In avanti Abraham con Cavani pronto a subentrare. E niente raga, questo qui era il mercato che farei io della Roma. Ah, il monte ingaggi, alla fine abbiamo il budget appunto è a zero. Il monte ingaggi va a 66 milioni, quindi dai 69 risparmiamo 3 milioni di euro, l'abbiamo abbassato. Questo qui era il mercato che farei della Roma. Fatemi sapere se questa Roma che ho costruito può arrivare in Champions. E niente, noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao ragazzi.